Very well, so we can proceed with our last panel for this afternoon. I invite to the stage Mario Calderini to draw some conclusions after such an interesting day of inputs. Starting this morning with different discussions on various aspects that concern the instruments and the suggestions and the hints and the sources of inspiration that have guided us in our action. So first of all, I have to invite my panelists to join me here. I see Guido Bolato, Marco Morganti, Marco Buzzarelli. If there are others, please, Piero Gastaldo, I invite you all to the stage. E chiedo anche un cenno agli organizzatori se Gianfranco Presutti interviene adesso. I would also like to know when Marco Presutti is going to speak. He will be closing the session. Okay, thank you. Io devo fare da moderatore e lo farò. So my role here today is that of moderator, and I will try and summarize what we have heard today. Of course, that's quite an ambitious task. I will just provide some overall references, and then I will leave it to our guests, our panelists, to share with you their points of view. I'm here because over the past 12 months, I've participated in the G8 task force that was set up to develop social impact investing on a global scale. This is a good introduction to this theme. So what happened? Well, in June of last year, the British Prime Minister David Cameron summoned the British financial world, and I'm talking about the big players, on the occasion of the G8 meetings, and he sent out a very clear message in a very Anglo-Saxon way. His message was, we have made some calculations, and according to our calculations, so welfare is going to suffer and figures are going down. So this is a great opportunity for you. It's also a great opportunity for you to get some polish back on your tainted image. So that set in motion a process that saw the participation of many governments around the world. Now this is a head-on approach that it would be rather unlikely in a country like Italy. So what happened in Italy? Well, in Italy, we agreed on the central role of social enterprising. We agreed on the relevance of social enterprises. And we also emphasized the fact that a merely financial approach would have risked to simply replicate something that has not ended well, and that is venture capital. We took years to decide what to do, how to manage these financial instruments, and then in the end, we found out that there was very little to be financed. So it was clear that it was time to focus on the demand side. It's very interesting that there's such a wide supply side in Italy, especially concerning foundations of bank and origin. However, much remains to be done on the supply side. Clearly here we're talking about scalability and the possibility to help social enterprises to grow. Also in terms of technological contents, and this was an aspect that characterized this
meeting today. Technology is very important because if it didn't, we'd be saying the same. We'd be saying the same thing today that we did 30 years ago. However, there are new technological barriers to be overcome, which change the terms of the question. And here we go back to the financial world, because there's a difference in the premises from which we move. It's social innovation enterprises are basically labor intensive, not financially intensive. So if we were to consider the technological relevance of social enterprises, we would understand that the needs would be very significant. And governance needs are similarly huge. We should all admit that we need to discuss social finance and social innovation, but we should also consider the fact that over the next few years, we also need a different legal framework to act in Italy. The current proposal makes the object of remarkable controversy, and we've heard much about financial constraints. But in the current scenario, it's very difficult to provide easier solutions when there are so many constraints in the financial sector. So let's not forget that the policy and legislative framework in Italy is not very conducive to this kind of initiatives. Now, given the nature of the panelists that I have here with me on stage, I wish to stress once again the local development model that we have heard about today. While working with the task force, I focused on Turin, and I realized that actually Turin does possess all the various assets that we're looking for. There's, of course, a social third sector voluntary work agenda in which Turin features quite prominently. If we consider the financial side, of course, Turin is a good practice in this sense. But if we consider also the institutional side of the matter, well, Turin is another good example also in this sense. However, the overall development model requires some serious thinking. I've heard many strategic inputs today that were very inspiring, and I think that I can share with you something that may sound a bit trite, maybe, and yet I believe it's straight to the point. I think that social innovation has to do with greater engagement of the Turin's scientific community. We need to consider that we have so far focused on technological and scientific models that have not proved so successful. We have incubators here that are working very well. The operating bodies of the foundation, the company in São Paulo, have worked very well. However, the results are yet to come, and that should tell us something. I believe that that's because of the target population that we engaged, which is the scientific community, and then a sort of elitarian approach that characterized, at least initially, this project. So I believe that the best way to continue down this road is a more powerful motivational framework compared to what we have done so far. And then there's also another consideration, that is to say, the market. There are clearly ideological aspects that come into play. However, it appears to me that one market is going to open up, and that's the
welfare market, of course, which will also be accessed by the social cooperative operators. But I believe that market dynamics will address for-profit institutions rather than non-profit ones, which are closer to the more traditional financial instruments we are more used to. So I believe that battling on this point would lead us nowhere. I think it would be much better to focus on a new model of financing and entrepreneurship so as to grasp all the opportunities that await us in this sense. Here with me, we have the various actors that are involved in this scenario. So I would give the floor to Piero Gastaldo, who is not only sitting to my left, and not only because he has followed with great interest this whole event today, but because I believe it's only fair to start with those who have the resources and the assets that can indeed provide great experiments in the right direction. It has been a very interesting day. I've learned many interesting things, and it's given me the opportunity to think back about things that I already knew. Now, first of all, the feeling I have, which has become stronger and stronger while I was following the discussion, is that when we talk about social innovation, we talk about a process which has to do with foundations and the non-for-profit association coming from different narratives, and I apologize for this abused word. When we talk about a second welfare or welfare 2.0, if we talk about smart cities and in among philanthropers about social investments, shared value, and so on and so forth, we are really more or less all talking about the same thing. In other words, a complex process, which is a social, political, economic, and technological one, which is destroying and tearing down some barriers. Essentially, it has at its core the ability of being smart when approaching social needs, which are not answered by the market or existing public policies either. Needs can be social, but there can be demands for individual well-being, which in the past we wouldn't have considered as social needs. And it also, we need to take into account the needs for sustainability. This is one of the characteristics of a social quality. We cannot disregard this. I think that a common feature is the need to go beyond institutional existing barriers. It is also necessary to go beyond the rules that for a long time we've taken for granted and we've considered as just existing and to be accepted as such. We've always thought of a binary system with the state and the market. This was then perfected, let's say, by the inclusion of a third element, the so-called third sector. But this binary view is no longer enough. We need a more flexible approach. It is clear that if we keep on looking at the differences between sectors, if we build borders based on rules, then we will never be able to adequately meet the needs
that arise from the world of social innovation. Many of the interesting things we've heard today require philanthropic actions in terms of available resources from private donors or foundations. They also require public policies in order to coordinate and govern things, and they also require market energies. They, as a consequence, require the ability to bring together in a cohesive way worlds and areas which have always and often been interpreted as separate ones. Even today, policies and existing governance models consider these sectors as separate, and we need to go beyond that. But this requires a further component, namely innovation. As Mario Calderini said, this we can't forget the technological aspect, but at the same time we know that technology by itself is not enough. We've mentioned today, in addition to technology, also design. This is also an important part of the equation. It's another aspect of applied technological creativity. By the way, I see Giustina De Santi, whom I would like to welcome. She is the councillor of the Piedmont Regional Authority, and she knows a lot about innovation. It's certainly a topic that has been mentioned over and over again today, clearly. Of course, we need to integrate institutional spaces and different instruments. We need tools for technological innovation. We need tools to translate innovation into design and interfaces. We also need financial innovation. We talked about it at large. And we need organizational innovation. So again, there are many vertical and horizontal aspects, let's say, and what is needed is integration. So it's not by chance that today we've heard about ecosystems. This is a term that has been used several times. This is what we need. It's a framework. It's a context. It's an ecosystem. Another term that came out is platform. I use it too, because when you need to integrate various skills and areas, a platform is necessary. We need to integrate varied and differentiated subjects which can help each other using a platform. By the way, we know that many of the things we've talked about cannot just live with a market. They also need non-refundable financing and funds, especially at the beginning. We need this patient investment that we've heard about, which at the same time needs to coexist with investments that strive for, let's say, more normal yields. So what is needed is bringing together different financial resources. And this is often made impossible by the rules which today exist and govern public institutions as well as philanthropic bodies. We work in systems where moving from one box to another one is not that easy. And the legislator, as well as the tax office, sees that moving around as a mortal sin. So we need to be very We need to create the conditions for the new world. We mentioned a symbol. We've mentioned the Renaissance as a metaphor. And I mean, between the end of the 14th century and the beginning of the 16th century, we saw a huge surge in innovation. And I'm not just talking about the philosophical, literary, and arts world, but social organizations were reorganized and transformed at the time.
to, I don't know if the Portuguese friend is still here. She thought that we may not be able to understand why an institution like an old one works. Well, Compagnia di San Paolo is called that way. It makes reference to a saint, to a religious brotherhood which was created in honor of Saint Paul. So I do understand her point. We have also the Pio office, which the Pio's office, which is still a very important actor in social innovation. Also, this office was created at a stage in Italy when it was necessary to give credit to a world which did not have access to credit by creating the Monti di Pietà, which were sort of pawn banks, and then later through further tools. So this was innovation. Later, all the banks of the 16th century, by the way, disappeared. The only surviving banks are the ones which originated as pawn banks because it worked as a model. That was just an historical note. Anyway, let's go back to Renaissance. What happened? Well, what we need today happened. Innovation at the time was pushed by innovative entrepreneurs, but at the same time, it was strictly in contact with communities and met uncovered needs, using the available know-how and skills, even in traditional sectors. The first experts at the Monte di Pietà were often Jewish bankers who found it difficult to work in ordinary banks, and they found a different way to exploit and use their know-how. I think that today this is what we need to do. We need to use existing professionals and professional know-how in the for-profit sector and put it to the service of social needs within different structures and contexts. In Piedmont and in Turin in particular, we do have some comparative advantages that were mentioned before. At the same time, there are subjects who've been doing social innovation without using this name. I could mention many, Piazza dei Mestieri, for instance, but Compagnia di San Paolo itself, for a long time, it's been working on projects which do need all the requirements that we've mentioned today, rarely used the label of social innovation. I think it's now important to use it, to use the label, because this helps acknowledging and recognizing a working model, a working approach, which is inclusive by nature. Penso sia interessante ricordare. There is an element which is also important. We need to stimulate demands and offers and the ability to finance. Of course, we need to work on all aspects at the same time. A problem that we do have is the welfare model that we now have as a consolidated model here in our region. I mean, a model that has at least 40 years of history. Usually, public institutions play not only the role of financiers and rulers, but they also the managers who give the money through public structures. Now, this is a choice that, at least in Piedmont, has reduced the number of projects and also it's damaged the perception of the social sector as one where you can invest. So we now need to restart the machine in a way using another
capital, even before venture capital, there was public procurement. Without the big public procurements related mainly to the Cold War and then to military technologies, we wouldn't have had the development of that kind of world. Without public procurement that our institutions can launch, we would have a more limited space as entrepreneurs than we can hope to have. Thank you. Grazie mille, riprenderò alcune di queste cose, tra cui questo. I will go back to some of these things, in particular public procurement, which I think is extremely important. So I'm warning you, I'm warning the guests on my right. I would like to hear from you, the municipality of Turin as well, what you think about it, because there are many operations on this. I heard about municipal services which should not be privatized. I mean, this is a current debate. But now I give the floor to Marco Morganti, who has shared with me some work at G8. He represents another part of the offer we heard from Alter Venture, and he represents the offer, the debt, the part of the market that represents the offer. We have some national, some Italian champions in this field as well. So I would like to hear from you what you think about the role. Grazie di voler ascoltare il punto di vista della banca, il mio in particolare. Banca Prossima, come sapete, opera soltanto nel terzo settore, è un esperimento di sostenibilità finanziaria, non tanto e soltanto perché rende sostenibile, o crede, ritiene di rendere sostenibili le imprese che si rivolgono, le imprese sociali, i soggetti del terzo settore che si rivolgono a lei, e questo è pure vero, ma soprattutto perché deve dimostrare la propria sostenibilità, cioè il fatto di poter prendere dal mercato a sufficienza denaro come deposito per poterlo trasformare in prestiti, che quei prestiti siano di buona qualità, quindi tornino indietro regolarmente nel tempo e nell'importo degli interessi. Questa scommessa è avviata in una direzione fausta, non posso dire che sia vinta, ma insomma è in corso di conferme, sta incontrando delle conferme. La presenza delle fondazioni come Compagnia di San Paolo o Fondazione Cariplo all'interno del nostro capitale rappresenta un po' un incontro non casuale, non così di apprezzamento formale, ma nello spirito di una collaborazione tra questi tipi diversi di finanza che secondo me devono collaborare. E questo già è un primo pezzo, Mario, di penso che anche tu Piero sia d'accordo, un primo pezzo di innovazione finanziaria, se si considera per un attimo la fonte tipica erogativa della fondazione, rappresentata dalla fondazione, e la fonte bancaria, che è una fonte che a me piace tanto perché è rinnovabile, è un'energia finanziaria rinnovabile, un prestito che va a buon fine, torna nella disponibilità di chi l'ha erogato e diventerà prestito per una seconda volta. C'è un pezzo, mi dispiace, di bravo, esattamente. Naturalmente a Piero non poteva scappare, se poi lo trovi ti do un premio con il tuo iPhone. C'è un testo bellissimo, se tu lo trovi io lo leggo. È nella storia della Compagnia di San Paolo di Emanuele Tesauro, c'è questa affermazione fantastica della bellezza del denaro erogato come credito, che è come un fiume che va al mare e poi attraverso il ciclo torna disponibile. Quindi questa energia finanziaria rinnovabile. Il primo punto che voglio fissare è questo, un nuovo assetto collaborativo tra i soggetti, tutti quelli che vediamo qua intorno, ma non perché è bello dire che insieme siamo meglio che separati, perché questo non significa nulla. Attenti alle formule che si autosvuotano, tipo la persona al centro di tutto. Anche questa è un'altra cosa di cui si abusa. Anche questo, mettersi insieme è bello, sì, ma in questo caso è proprio bello, perché noi dobbiamo, insieme, con la mano delle reti che si occupa e si deve occupare sempre di più di efficienza e che deve porre il proprio senso nell'efficienza che riesce a introdurre nel sistema del terzo settore, rispettandone la natura. L'efficienza non può andare contro gli obiettivi sociali di un'organizzazione, perché altrimenti sarà rigettata, non è un oggetto freddo che arriva dall'esterno, migliora i conti
e completata l'operazione se ne va. Perché parte dell'apparente inefficienza del terzo settore fa invece parte della missione, guarda un po'. Il fatto che i contratti di lavoro delle persone che operano all'interno di un RSA sia meno conveniente da un punto di vista capitalistico di quanto sia, o imprenditoriale, di quanto sia il contratto di lavoro che quei lavoratori hanno se lavorano per un datore di lavoro privato, for profit, non significa che bisogna immediatamente equiparare al meglio da un punto di vista capitalistico di efficienza quel contratto di lavoro. Bisogna rifletterci sopra parecchio, perché alcuni elementi del terzo settore non sono inefficienza, sono una diversa forma di efficienza, che viene ripagata dal territorio con una moneta che è una moneta fiduciaria. Quindi siamo fuori dall'ambito strettamente economico, dove una prestazione viene remunerata in funzione di fattori che tutti noi conosciamo, insomma. Qui c'è di mezzo qualcos'altro, cioè questo capitale fiduciario. La collettività, la comunità nella quale tu operi, ti riconosce un valore che non è economico, perché vuole da te un comportamento che non è economico. Questo non si può dimenticare, perché se si prova a intervenire in questo equilibrio con strumenti freddi ed efficientistici, si rompe il giocattolo. Nel primo passaggio che ha fatto Mario, a un certo punto lui ha parlato del fatto che possono arrivare degli imprenditori for profit dotati anche di una maggiore velocità operativa in termini finanziari e consuetudine col lavoro finanziario, e anche di migliori economics per avere fonti finanziarie significative con le quali fare progetti che altrimenti potrebbero essere fatti dal terzo settore. Non dico che sia un falso problema, perché non è vero che è un falso problema, però abbiamo anche tante controprove di imprenditori for profit, che non demonizzo, comprese multinazionali, che sono venute a fare per esempio interventi nell'ambito della filiera socio-sanitario assistenziale e se ne sono andati con le ossa rotte. Perché il cittadino italiano, mal abituato si direbbe, in realtà ben abituato, ad un modello di welfare al quale non vuole rinunciare, non è disposto a farsi servire con efficienza e basta, e soprattutto non vuole, non deve accettare di farsi servire soltanto se ha un buon conto in banca e se sta preferibilmente vicino al centro di una città del nord Italia. Perché la visione degli imprenditori for profit è questa. Fare un RSA nel centro di Milano è ottimo, fare un RSA nel centro di Torino è già un po' meno ottimo, fare un RSA nel centro di Napoli è una cosa che appartiene ad altri, la faccia qualcun altro. Allora, questo genere di spoliazione o di cherry picking, se preferite, il fatto che l'imprenditore for profit arrivi, si prenda il meglio e lasci al terzo settore l'ingrato compito di andare a tappare i buchi, produrrà sempre e soltanto un terzo settore straccione. Che non è quello che ci piace, no? Né da utenti né da cittadini, perché vorrebbe dire che come cittadini, come collettività, come comunità, siamo capaci di questo fantastico vincolo fiduciario da cui sono partito, ma non siamo capaci di fare gli imprenditori, purtroppo. A questo il terzo settore non si deve arrendere. Vedete, non è carino perché non sono presenti, ma io potrei nominarvi alcune multinazionali che stanno proponendosi sul territorio italiano di fare il mestiere del welfare. In ambiti che non tutti sono sicuro, non sono sicuro che tutti quanti immaginino quanto sono ampi questi ambiti. Ne cito uno, l'accoglienza degli immigrati. Cioè, lo sapete che è oggetto di offerte da parte di, ripeto, nessuno demonizza nessuno, non c'è niente di male in sé. Però è anche vero che questi centri sono gestiti in una maniera che a noi come cittadini italiani non piace. Nessuno viene picchiato, nessuno viene offeso nei propri diritti, ma non viene nemmeno, come succede ai rifugiati politici ospitati nel comune di Firenze, non viene portato la domenica al cinema dalla misericordia. Non è necessario, non è nel capitolato, non è economicamente conveniente, però la misericordia lo fa, perché trova che sia utile portare un immigrato al cinema, così come è normale portarci la zia. E questo è il terzo settore touch, che il terzo settore deve sapere di avere e deve sapere che è un suo punto di forza, che gli altri non hanno e non avranno mai.
per stare su un ambito un po' più appetibile per la concorrenza fatta dal privato for profit, stiamo sulla filiera socio-sanitario assistenziale e andiamo a guardare cosa succede quando l'imprenditore duro e puro for profit viene a proporre i suoi servizi. I suoi servizi sono contingentati, mirati, chirurgici, entrano nei punti dove è possibile entrare, nei pezzi di sistema dove è conveniente stare, escludono tutto il resto, prescindono da qualunque obiettivo di interesse collettivo. D'altra parte, quando mai un imprenditore for profit si è dovuto occupare del bene collettivo? Sì, forse se è una persona consapevole, cosciente, ma come attività accessoria, come CSR, anche ante litteram. Non è il loro obiettivo. Quindi fanno quello che ho chiamato prima cherry picking e espellono o tentano di espellere la mano privata non profit nei pezzi del meno convenienti, più scomodi del sistema. Per fortuna, alla fine, il gioco non è più sostenibile nemmeno nei centri cittadini, nemmeno nell'Italia che conviene, e se ne tornano a casa sovente con le ossa rotte, qualche polemica alle spalle. Questi sono fatti. Un altro punto di forza del terzo settore che nessuno sospetterebbe, perché quando si dice multinazionale uno si spaventa, dice ma cosa vuoi competere con una multinazionale che gestisce 2500 ospedali in tutta Europa? Un altro punto di forza di questo confronto è il fatto che il terzo settore, udite udite, è molto grande, è proprio molto grande in Italia, è molto diviso, qualche volta un po' troppo identitarista, qualche volta non ha voglia di confrontarsi con gli altri, alza il gomito per non far vedere al vicino di banco, il compagno di banco, come si fa la versione. Questi sono i suoi difetti. Una banca che vive con loro, insieme a loro e di loro e della loro fiducia lo sa perfettamente. Allora, è vero che ha questi difetti, ma se lo unisci, se lo federi, diventa imbattibile anche solo quantitativamente. Prima ho fatto riferimento a aspetti qualitativi, il modo in cui si sta vicino a un malato, il modo in cui si sta vicino a un rifugiato. Questa volta parlo di fattori quantitativi. Per parlare di innovazione, per fare un esempio di innovazione, Mario, come tu mi hai chiesto, innovazione finanziaria, ma anche innovazione di approccio del terzo settore e nel e col terzo settore, vi cito un caso. Abbiamo chiamato in banca, noi non siamo un'istituzione, quindi chiamiamo alcuni vengono, altri non vengono, non è che siamo in grado, non siamo ministri che convocano, lo invitiamo. Abbiamo invitato, e sono effettivamente venute tutte, 10 realtà di terzo settore che operano nella filiera che dicevo prima, per fare un esperimento, per vedere se noi chiamiamo 10 soggetti di terzo settore evoluti, grandi, che lavorano bene, hanno buona reputazione, hanno stabilità, hanno dimostrato nel tempo di saper fare il loro mestiere e hanno i conti in ordine, e una banca lo sa quando i conti sono in ordine, vediamo se è immaginabile un sistema che serva all'Italia o che si proponga un obiettivo nazionale, una cosa enorme, parliamo di una cosa gigantesca. La dissoluzione della cosa chiamata welfare pubblico è una cosa di dimensioni spaventose, non c'è soggetto privato capace di sostituirla, né privato for profit, né non profit, né marziano, non esiste semplicemente. Però si può proporre una sussidiarietà operante ovunque, con buoni livelli di qualità e con un rapporto qualità-prezzo che solo il terzo settore può dare. E allora il nostro esperimento si è tradotto in un invito di 10 realtà. Alle quali 10 realtà abbiamo detto, in maniera innovativa, ma non era la prima volta, abbiamo detto mettetevi a questo tavolo. Voi esercitate questo mestiere bene, ce lo dicono tanti fattori, sia finanziari e di equilibrio economico, di sostenibilità, che di qualità e reputazione. Però fate questo mestiere ognuno secondo uno stile. E fra l'altro se vi prendiamo uno per uno ci direte che il vostro stile è migliore di quello degli altri, lo sappiamo e fa parte del gioco. Però adesso vi chiediamo di lavorare insieme, di mettervi tutti e 10 a pensare a come potrebbe essere il modello condiviso da tutti voi, con regole condivise, il disciplinare, il modello, il manuale del fare socio-sanitario assistenziale. L'ingaggio in questi termini piace, perché una banca possiede un grande premio, il denaro, che non è denaro donato, è denaro prestato senza garanzia. Perché se il metodo è buono, io non ho più ragione di chiederti garanzie. La garanzia è nel business che fai, nel lavoro che fai, nella tua relazione col territorio. Non è più nella casa al mare del tuo presidente.
non è più nei titoli di Stato che puoi mettere impegno, è intrinsecamente nel modo che hai di lavorare. Sono partito dal fattore quantitativo. Sapete cosa rappresentavano quelle 10 realtà, che sono veramente niente rispetto al totale della platea? E il patto che abbiamo scritto con loro, questo contratto di rete aperto, vuole essere aperto ad altri soggetti. Infatti ne sono già arrivati altri 2. Insomma, quei 10 facevano insieme 1.100.000.000 di fatturato, oggi, e 21.000 dipendenti. Questi numeri sono su un altro pianeta per qualunque multinazionale, a prescindere da tutto il resto. Sono su Plutone, non esistono. Quindi ci sono tutte le condizioni, sia qualitative che quantitative, sia anche di volontà, una volta impostato bene il discorso, per fare su questa base e con questa mano un turnaround del nostro sistema di welfare, integrando, mai sostituendo, perché sostituire è quantitativamente impossibile e anche qualitativamente improprio, perché questo gioco a smantellare, perché comunque si può fare col privato, io lo trovo, da cittadino, figlio di dipendenti pubblici che facevano bene il loro mestiere, lo trovo una cosa inaccettabile, semplicemente. Una cosa che, una resa collettiva. Sistemi innovativi in ambito finanziario. Io non vi voglio parlare di strani algoritmi che non conosco e che sarebbero noiosi, comunque. Voglio soltanto presentarvi un caso di economia comunitaria promossa da una banca. Un'iniziativa importante. La parrocchia ha deciso, il parroco molto in gamba, ha deciso di fare un intervento di rinnovamento completo di tutte le strutture. Rifare l'oratorio, mettersi a regola con l'antinfortunistica, accessi facilitati per i disabili, insomma una cosa bella, moderna, inclusiva. Ha chiesto alla banca il denaro per realizzarla. La banca è andata a guardare questa realtà e l'ha trovata sostenibile. Non succede sempre, eh? Non è che questa banca dice di sì per sistema, no. In quel caso si poteva dire, perché c'era molta... Sapete dov'era la garanzia? Mica nel campanile o nei soldi in banca del parroco che non c'erano, come è giusto che sia, o ce n'erano molto pochi e non lo so quanti erano, fughiamo ogni dubbio, non mi faccio gli affari del parroco, ma dico, la garanzia era nella vita comunitaria, nel fatto che quel parroco si porta a casa ogni, non lui, la parrocchia si porta a casa ogni settimana tot di elemosine, che le iniziative che fanno in parrocchia sono seguite non solo dalla parrocchia ma pure dalla gente di fuori, la reputazione, la consistenza, la vita comunitaria vera, quella è la garanzia di successo e su quella ogni tanto si può fare il miracolo di dare soldi contro nulla di materiale. Allora, questo è il punto di partenza. La banca è pronta a dare 1.000.000 di euro a quel parroco, perché si tratta di 1.000.000 di euro di intervento, una cosa pesante. Anzi, 999.995 euro, sapete perché? Perché a 1.000.000 bisogna chiedere l'autorizzazione al Vaticano e quel parroco non aveva voglia di tanta burocrazia, ha bisogno dei soldi per fare una certa cosa e quindi ci chiede questa cifra così, con i rotti. Noi valutiamo e siamo pronti a darla. A questo punto la banca normale, quella che non innova, dice bene, ti do questo denaro, te lo do ad un tasso di mercato. Il tasso di mercato per quella realtà era del 6%. Se la banca dicesse, siccome mi sei simpatico, caro Don Danilo, invece che il 6 te lo faccio pagare il 5, il 4, il 3, il 2, l'1, dopodiché finisce. Non è sostenibile, non è questa l'innovazione finanziaria, mettiamocelo in testa, nessuno dubita, lo dico a me stesso. Non è questa. L'innovazione finanziaria è fare quanto segue, 2 punti. La parrocchia avrebbe pagato 60.000 euro di interessi l'anno. Era pronta a farlo e noi eravamo pronti a darglieli. Però le abbiamo detto, cercati dei prestatori privati, cercati tra i parrocchiani. Se tu li trovi e li convinci a prestarti il denaro, idealmente a tasso zero, noi garantiamo il loro capitale. Quindi vuol dire che questi parrocchiani concorrono alla realizzazione dell'oratorio con un prestito che non ha nessun obiettivo speculativo, ma un obiettivo puramente comunitario. Vogliono che succeda e quindi si impegnano per farlo. Rischio zero, è coperto dalla banca. A questo punto il film che si è svolto, con relativo
lieto fine, dice che la banca ha prestato soltanto un terzo del denaro e quindi il Don Danilo della situazione ha pagato, ce l'ho con te, ce l'ho con te. Ha pagato 20.000 euro, va bene? Ha pagato 18.000 euro. Tutto il resto semplicemente non lo paga perché è a tasso zero. Anzi, alcuni parrocchiani sono stati così contenti che hanno detto, ma sai che, il denaro te lo dono, perché 500 euro te li posso donare, visto che questa cosa la farai di sicuro, o con i soldi donati da me, o con i soldi prestati da Maria, o con i soldi prestati dalla banca, che sono i meno graditi perché sono quelli che costano di più. Ma li prendiamo perché a fronte di questo la banca garantisce il capitale dei prestatori. Allora adesso mi permetto una provocazione. Se questa cosa ha consentito alla parrocchia di Santa Maria della Stella telefonare per credere e tra un anno andare, vedere per credere, di fare un oggetto del genere, pagando il 2% di interesse, che è un tasso che non viene riconosciuto a nessuno, da nessuno, per dirla corta, non ha più niente, perché non ha più niente a che vedere col rating, più niente. È un tasso che non viene riconosciuto a nessuno, da nessuno. Qualcuno mi presenti, qualcuno che prende un tasso del genere sul mercato, impossibile. Allora, se questa cosa è successa lì, perché non succede altrove? Perché il terzo settore ha paura di applicare queste regole? Perché reagisce in una maniera timida quando sistematicamente viene proposto questo schema, che oggi è arrivato a fare 60 progetti, che potevano essere 6.000, nessuno ci ha messo un limite, perché non è un'iniziativa di beneficenza, non è un'iniziativa fino a esaurimento scorte, come si dice nelle offerte speciali, è un'iniziativa stabile. Banca Prossima è pronta a cambiare i suoi prestiti tutti in questa forma. È una sfida potente per il terzo settore, ma il terzo settore non la raccoglie abbastanza. Io posso raccontare 60 storie, mi fermo alla prima perché non serve andare avanti. Sull'impact finance, una battuta sola. L'impact finance è un'idea fantastica. Si esprime così: un sistema pubblico si efficienta grazie a del denaro privato che viaggia, diciamo, da un investitore a un soggetto esecutore di un servizio. La remunerazione di quel capitale avviene grazie al risparmio effettuato dall'ente pubblico. È la cosa più intelligente che esista. Stando all'esempio che facevo prima, cioè l'energia rinnovabile della banca, del denaro bancario, questa invece è proprio come se fosse recupero di dispersione energetica, no? Nella casa chiamata sistema pubblico si realizza un risparmio, si cambiano gli infissi, è l'equivalente. Da domani si spreca di meno e con una parte di quel risparmio si remunera chi ha reso possibile il gioco. È un'idea geniale. Questa idea geniale in Italia non si può fare, per il combinato disposto di due cose. Uno, abbiamo una finanza pubblica che non ingrana incontra degli intoppi, praticamente non può impegnarsi ora per un risparmio che farà e che non è sicura di fare. Noi stiamo elaborando una proposta da fare che risolva questo problema, ma è difficile perché eludere una normativa intanto è un po' kafkiano e poi comunque è difficile, a parte tutto. La seconda ragione per cui non funziona o non si può portare in Italia tal quale è che la proposta inglese dice: se io realizzo questo risparmio, che può essere anche molto grande, sono disposto a pagare a te, cittadino, investitore, fondo di investimento, signor Soros, perché quella volta lì, ti ricordi Mario, c'era George Soros in persona, è una cosa seria quella di cui si parla, sono disposto a riconoscerti un interesse fino al 13%, guardate, neanche comprando le armi, nemmeno scommettendo sulle case da gioco o la droga si riesce a fare il 13%. Questo è perfettamente legittimo in una certa impostazione. Posso pagarti così tanto perché grande è il risparmio e fin qui è virtuoso e perché tu ti prendi il rischio e qui, di qui in poi io non mi associo più. Il cittadino non può giocare a fare le scommesse sulla propria nonna che viene curata dal cooperatore sociale. Il cittadino non può portarsi a casa il 13% di interesse sulle spalle di uno che guadagna 800 euro al mese assistendo sua nonna. Questo è il modello il modello italiano di crowdfunding, di impact finance che io ho in testa. Remunerazione bassissima, paragonabile a quella di un titolo pubblico, nessun rischio, esattamente come nel modello che ho descritto prima sul crowdfunding.
che infatti fatto in Inghilterra, in America, in Australia, ha proprio questo difetto. Fantastico occasione collettiva di fare affari una volta. Perché le altre 36 volte che esce un altro numero sul tavolo verde, hai perso tutto. E questo modello, che vi ho descritto prima a Santa Maria della Stella, parte dal principio opposto. Guadagni poco, ma non perdi mai niente. Grazie. No, questo è troppo mitico, troppo bello. Dice. Dov'è che è il punto? Opera molto più necessaria al pubblico. Leggi tu perché io non ci leggo mai. Eccolo qua. Però che il denaro che si dona, estinguendosi col donare, giova ad un solo ed una volta sola. Ma quel che si impresta è sempre vivo, onde, spandendosi sempre e sempre ritornando alla fonte, con perpetuo movimento, più di una volta giova allo stesso e più di mille volte a tutti gli altri. Non male, eh? Diciamo, genere letterario un po' impegnativo, non riesco a stare all'altezza. Quindi passo immediatamente a Guido Bolatto, a cui ho chiesto di dirci, di darci anche un po' qualche numero e qualche visione, diciamo, di consistenza del sistema di cui stiamo parlando da qualche ora. Io, cioè, se non sei all'altezza tu, figurati un po' io, però per riprendere alcune considerazioni, poi entriamo sui numeri. Io credo fortemente su alcune delle cose dette, e difatti le volevo un po' riprendere. Qui occorre cambiare effettivamente il paradigma, no? Questo mondo, quello dell'economia sociale, solidale, eccetera, è un po' stato visto finora con la logica del mondo degli sfigati. In realtà dobbiamo immaginare sia il mondo del futuro, perché senza le cose che sono già state in parte dette, probabilmente molte cose che in questo momento il welfare riesce a fare, molte cose che la spesa pubblica riesce a sostenere, non si potranno più fare. Penso sicuramente all'inserimento di figure che vengono dal profit, penso a manager, penso alla formazione dei manager stessi del mondo dell'economia sociale, perché molto spesso l'evoluzione era che si faceva tutta la trafila e poi si diventava anche capo di un'azienda, di una cooperativa o di un'associazione. La tecnologia, soprattutto in questo territorio, che è un territorio in cui l'ICT in generale, le nuove tecnologie sono radicate da tempo, ed è forse più facile fare questi ragionamenti di utilizzo di nuove tecnologie anche in questo mondo, anche ai fini della riduzione dei costi soprattutto. E poi qui sono contento che ci sia Giuseppina, perché credo che un ruolo fondamentale su queste politiche ce l'abbia la Regione, probabilmente non solo il tuo assessorato, però effettivamente anch'io credo che l'offerta probabilmente ha forse bisogno ancora di sostegno, di aiuti per rafforzarsi dal punto di vista finanziario e tecnologico, però tutto sommato l'offerta potrebbe anche essere pronta con poco. Quello che manca è la domanda che aiuta questa offerta a crescere, no? E quindi davvero credo che la nuova Regione debba porsi questo obiettivo, quello di far sì che nuovi modelli anche di welfare e di economia sostenibile si realizzino in questo pezzo di territorio, mettendo assieme un po' tutte le cose che sono state dette, ma la leva dei costi e della domanda ce l'ha la Regione nei suoi vari assessorati. Come diceva Mario, io ho preparato due o tre numeri che spero leggiate laggiù in fondo.
che risalgono soprattutto all'ultimo censimento, perché noi abbiamo fatto nel 2011 il censimento delle organizzazioni no profit in Italia per conto dell'Istat, tutte le camere di commercio. Io vi riporto ovviamente i dati del Piemonte confrontati col resto dell'Italia. Per chi non riesce a leggere, contiamo in Piemonte 25.962 organizzazioni no profit, un numero io credo impressionante, perché stiamo parlando di quasi 26.000 appunto tra associazioni, fondazioni, istituzioni in senso ampio. Ovviamente la provincia di Torino è quella che ne ha il peso maggiore, ma in queste 25, quasi 26.000 realtà lavorano e quindi sono remunerati direttamente quasi 60.000 persone, quindi un mondo che ha 60.000 addetti, più 20.000 lavoratori esterni, più 422.000 volontari. Se pensate che la regione ha più o meno 4 milioni di abitanti, non stiamo dicendo che uno su 10 è impegnato in questo mondo, compresi i bambini e gli anziani, no? Quindi è un mondo che ha una ricchezza non indifferente e, se lo vedete rapportato al resto dell'Italia, anche superiore, perché l'indice dei lavoratori e dei volontari sui 10.000 abitanti è nettamente superiore in entrambi i casi rispetto al resto dell'Italia. Se andiamo a scorporare questi dati per tipologia, vedete che poi alla fine sono tre categorie, diciamo, che fanno il 63% delle istituzioni no profit, perché mettendo assieme cultura, sport e ricreazione, no, solo la voce cultura, sport e ricreazione fa il 63%, mettendo assieme tre settori, assistenza sociale, sanità, istruzione e ricerca, arriviamo al 75% degli addetti. Ovviamente è spiegabile la concentrazione in questi settori, proprio perché soprattutto le società sportive e poi anche le iniziative culturali sono moltissime e diffuse su tutto il Piemonte. I dati delle cooperative: sono più di 3.000 le cooperative attive in Piemonte. Quello che impressiona dal mio punto di vista è che in un periodo in cui tutto sommato il numero delle imprese è stabile, perché l'aumento in quegli anni gira attorno allo 0,1-0,5% ogni anno, vedete che le cooperative sono aumentate del 18,4%, quindi davvero questa modalità è diventata probabilmente negli anni della crisi un modo, se non l'unico modo, di dare occasione di lavoro alle persone più in difficoltà, e non solo alle persone in difficoltà. Così come più o meno analogo il dato sulle cooperative sociali, sulla crescita delle cooperative sociali nello stesso periodo. Due date sull'impegno delle Camere di Commercio su questo settore: noi per primi a Torino abbiamo fatto nascere nel 2005, diciamo, due consigliature all'inizio della consigliatura precedente, proprio nel piano strategico della Camera è stata inserita la creazione dell'Osservatorio dell'Economia Civile, che poi è diventato, quando si è diffuso a livello nazionale, il Comitato per l'Imprenditoria Sociale. E così sono nati negli anni successivi gli altri comitati in giro per il Piemonte. Salterei le slide successive perché non credo che siano di nessuna utilità, per dirvi ancora due numeri sulle imprese sociali. Sono 1.462 in Italia, di cui 84 in Piemonte. Delle 84, 45 sono concentrate in provincia
di Torino. Nella forma il 56% sono cooperative o sociali oppure no. Le start-up, questa è un'altra categoria appena creata, le start-up innovative, appena riconosciuta l'anno scorso da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state 2.181 in Italia, di cui 167 registrate in Piemonte, anche qui la maggior parte di queste, credo siano più di 110 su 167, sono in provincia di Torino. Qui ovviamente l'opera degli incubatori universitari è importante, e però di queste sono tre in Piemonte, sono a vocazione sociale, e qui vedete anche di che cosa si occupano: di neuroscienze, valorizzazione del patrimonio culturale, e una verbania invece sulla cinematografia. Questi dati, seppure velocemente, credo dimostrino che il settore dell'economia sociale è già così un settore importante e significativo per l'economia del nostro territorio. Credo che se sapremo far leva sugli strumenti, far leva sulle modalità di accesso al pubblico, agli acquisti pubblici, e mettere a sistema molte delle cose che abbiamo su questo territorio, ancora di più potremmo individuare qui dei modelli vincenti da replicare poi anche su tutto il territorio nazionale. Ovviamente, come Camera di Commercio, siamo a disposizione soprattutto per mettere a frutto il lavoro fatto, i dati e le conoscenze che abbiamo. Grazie. Grazie Guido. Allora, passo alle istituzioni, faccio un'introduzione che vorrebbe introdurre entrambi i nostri ospiti, che mi fa molto piacere avere qua, ed è la seguente. È evidente che noi abbiamo diverse dimensioni su cui le istituzioni possono giocare un ruolo importante, ad esempio un ruolo di aggiornamento normativo, cosa a cui faceva riferimento Marco Morganti. I social impact bonds, che sono in questo momento lo strumento più di moda per definizione, sono irrealizzabili in Italia perché il Regolamento Generale di Contabilità dello Stato, che data credo 1930 o giù di lì, non permette di farlo. E quindi ci sono una serie di innovazioni abilitanti di sistema che vanno fatte, ma ci sono anche delle azioni tipicamente, diciamo, di politica di sviluppo che devono essere realizzate. Ha citato Piero Gastaldo prima la questione Smart City, credo che sia una questione cruciale per la dimensione urbana soprattutto. Io penso che l'agenda Smart City ormai sia un'agenda anche narrativamente, di nuovo per citarti, un po' fiacca, andrebbe rivitalizzata, anche perché è abusata, andrebbe rivitalizzata credo con la naturale convergenza con l'agenda di innovazione sociale, perché non c'è Smart City senza un progetto di innovazione sociale al centro, e non c'è Smart City, questo l'ho invano ripetuto nella mia città purtroppo, senza, diciamo, un modello di ingaggio pubblico-privato che abiliti delle relazioni. Non dimentichiamoci che in questo momento per un dipendente pubblico l'ingaggio pubblico-privato avviene in un clima non favorevolissimo, e quindi in qualche modo bisogna accompagnarlo, aiutarlo, dargli gli schemi di riferimento. Questo credo che sia una cosa importante da fare. Chiaro che qui tutto l'armamentario giuridico va un po' modificato, perché se è più conveniente, più tranquillizzante fare gli appalti sempre al massimo ribasso, perché nessuno ti potrà mai contestare che chi ha vinto ha fatto l'offerta minore, mentre invece se si va sulla qualità del servizio, sui dettagli, tutto è più contestabile, no? Allora, o non si tratta soltanto di cambiare la mentalità dei dipendenti pubblici, ma credo che proprio vada trasformato l'armamentario giuridico e rendere quasi per differenza il massimo ribasso, no? Per capirci, e non la regola. Eh,
Ricordo, tra l'altro, avendo visto i numeri di Guido, che inviterei, ad esempio, il Comune, prima di inseguire vocazioni più cinematografiche, di ricordare che Torino è la città, nella competizione sull'innovazione sociale che la Commissione europea fa da 2 anni, in cui sto nel jury, per 2 anni l'Italia è la nazione europea delle 28 nettamente più rappresentata, e la città di Torino è una città europea nettamente più rappresentata, e per 2 volte è arrivata nei 10 finalisti, e la prima volta, lo posso ben dirlo nel jury, diciamo, il vincitore morale è Laura Orestano, che è qua. Quindi realmente c'è un pezzo forte di vocazione. C'è anche una riflessione di politiche di sviluppo più ampia, che riguarda certamente poi i grandi strumenti di programmazione che Giuseppina De Santis ha nelle mani nelle prossime settimane, che è quella che c'entra la tecnologia con questa storia, ma c'entra anche il manifatturiero. E mi aggancio al manifatturiero per dire una cosa un po' più di policy generale, che è una cosa autobiografica, ma diciamo rispetto alla quale sanguino ancora. Io credo che tutti dobbiamo ricordare, nell'accingerci a dei ragionamenti di policy su questa faccenda, di ricordare che noi nei 15 anni passati, noi, io in primo luogo, quindi non è una critica, è un'autocritica, diciamo, abbiamo fatto gli esercizi straordinari per sostenere le politiche technology based, sull'ICT, ci siamo inventati di tutto, abbiamo fatto gli sforzi anche, diciamo, molto grandi e anche molto di qualità. Ricordiamoci che alla fine di tutto questo gigantesco sforzo, di questo esercizio, le migliori menti al servizio di questa faccenda, l'unica cosa vera che è successa, che è Arduino, è successa alla totale insaputa di tutti quanti. E questo vuol dire che le cose importanti spesso stanno molto fuori dei confini su cui noi ci esercitiamo. E quindi io credo che l'esercizio di policy che deve venire nel prossimo futuro è un esercizio di policy, diciamo, molto inclusivo, che guarda, che ricorda che la Silicon Valley l'hanno creata i dropout, che i dropout sono un ingrediente di potenzialità enorme, e quindi, diciamo, lo sforzo deve essere fortemente inclusivo. È troppo facile ricordare che noi siamo alla vigilia della programmazione dei fondi strutturali, che la Commissione europea ha fortemente spinto nel regolamento di mettere al centro l'innovazione sociale della programmazione, per tutte le ragioni che abbiamo detto, e che ci sono alcune facili operazioni di ingegneria finanziaria che possono essere fortemente abilitanti. Grazie. Beh, innanzitutto porto i saluti del sindaco Piero Fassino, che purtroppo, come era previsto, però non è riuscito a partecipare a questo intervento, a questo momento di riflessione, perché ha dovuto partecipare a un momento di funerali per una ex partigiana, nonché ex consigliera comunale, per cui è rimasto impegnato in questa attività. Io credo di riuscire a sostituirlo sicuramente nei centimetri d'altezza, vediamo se riesco anche su alcune riflessioni. Sono stato un po' eletto sul campo perché in consiglio comunale seguo un po' tutta questa parte anche legata alla social innovation e poi sulla parte anche della smart city. Parto da una prima riflessione sulla base anche delle sollecitazioni fatte da Calderini. Il primo tema lo riprendo da un convegno che si è svolto circa un anno fa, proprio in questo luogo, era molto più ristretto, molto più locale, mettiamole in questi termini, e se Torino è pronta per la social innovation. E ricordo che una persona, non ricordo più da che soggetto provenisse, se devo essere sincero, ci diceva che forse a Torino non erano ancora fiorite o partite alcune azioni classiche che partono in molte altre città sulla social innovation, perché probabilmente Torino in sé ha già quei germi della social innovation che arrivano da una sua storicità e da un suo pensiero precedente. Penso che in questo momento, oggi, fare qui in questo luogo, e pensando anche ai santi sociali che hanno preceduto le attività di questo luogo oggi, sia un po'
dare il significato al fatto che Torino probabilmente era già pronta per la social innovation, bisogna solo capire in qualche modo come cercare di concretizzarla. Passo al tema cruciale che hai riportato te e riprendo una tua affermazione nel lancio di Torino Social Innovation che c'è stato qualche mese fa. Ricordo che tu dicesti, e penso di ritrovarmi più che d'accordo su questo tema, che probabilmente la social innovation è un po' il cuore caldo della Smart City, cioè la parte calda che fa un po' pulsare quella che può essere quello che può essere il principio o il pensiero di Smart City che possiamo avere anche sulla nostra città, perché spesso si parla molto di più di Smart City che non di social innovation, sebbene non è ben chiaro quale chi sia il sottoinsieme dell'altra. Però vorrei proprio pensare, e viene bene anche tutta la riflessione che è stata fatta in questa giornata, che se la social innovation è un po' il cuore caldo della Smart City, è più facile pensare alla Smart City e alla nostra città anche in forma di laboratorio o piattaforma, no? Come si diceva prima. Su questo, le azioni che si stanno facendo anche all'interno della, chiamiamola in questi termini, piattaforma Torino Social Innovation, che è stata lanciata dal Comune di Torino in modo specifico da gennaio, perché è da gennaio che alcune piccole imprese, piuttosto che innovatori, che giovani che si vogliono mettere in gioco anche sul tema della social innovation, stanno provando a portare le loro idee. Allora, in quest'ottica, il ruolo dell'istituzione, e qua passo anche in parte al tema delle capacità di regolazione, il ruolo delle istituzioni forse può essere proprio quello di favorire un nuovo modello di sviluppo locale, non c'è dubbio, ma soprattutto creare quell'ecosistema dove non è l'istituzione, non per forza è l'istituzione a seminare, ma l'istituzione crea quel terreno fertile affinché il seme gettato possa poi crescere. Ecco, io penso che questo possa essere il ruolo della città di Torino e credo che con Torino Social Innovation abbiamo parlato in più di un'occasione anche all'interno delle commissioni consigliari, quando abbiamo provato ad analizzare i progetti che venivano presentati, dobbiamo cercare di valutare anche questi progetti, non nell'ottica di capire quanti di questi resisteranno, saranno veramente start-up, apriranno nuove imprese, ma nell'ottica di capire quanti progetti riusciamo a far portare affinché l'ecosistema sia pronto perché almeno uno ce la possa fare. Ecco, io credo che questo sia un po' l'idea, e l'idea di una città come piattaforma o di una città laboratorio. E in quest'ottica, di nuovo, l'aspetto tecnologico che troppo spesso è stato visto come obiettivo delle nostre azioni, anche questo lo citavi tu in precedenza, può diventare strumento della social innovation. Perché se è solo obiettivo non possiamo che far altro che creare nuova tecnologia che alimenta nuova tecnologia. Nell'ottica del cuore caldo della Smart City, la tecnologia, se può essere quell'oggetto che in qualche modo alimenta ed è strumento per favorire l'innovazione anche sul territorio, ecco, diamo una nuova dimensione anche agli aspetti tecnologici, perché altrimenti il rischio è di pensare sempre che, come dicevo, il modello sia quello del brevetto, no? Del creare sempre solo ed esclusivamente un nuovo brevetto da poter vendere, ma la tecnologia può essere a servizio anche della città. Ecco, nell'ottica del ruolo dell'istituzione e della capacità di regolazione, arrivo per ultimo al tema della capacità di regolazione e di indirizzo anche attraverso politiche economiche, forse perché questo è più competenza della regione, anche se in qualche modo la città, trasformandosi anche in prospettiva futura in città metropolitana, qualche cosa cambierà anche in quest'ottica, perché Torino sarà il centro e il riferimento di un'area metropolitana ben più vasta, che non è solo quella dei confini torinesi. Io credo che la città di Torino possa diventare, mettiamola in questi termini, il soggetto garante della rete, nell'ottica di ecosistema, cioè il soggetto che garantisce l'ecosistema e garantisce la crescita della rete, le relazioni. Forse in modo garante, perché a volte il rischio è che tutti parlano un po' di social innovation e tutti possono dire che io la faccio meglio dell'altro. Può essere la città di Torino, questo è anche un po' un interrogativo che cercherò di portare anche all'interno delle varie commissioni consigliari, la città di Torino può essere il garante del fatto che la social innovation è di per sé inclusiva e non c'è per definizione un soggetto che la faccia meglio di un altro. Ci sono solo idee, ci sono solo innovazioni che devono essere lasciate fiorire, come dicevo prima. Ecco,
Ultimo tema è l'indirizzo attraverso le politiche economiche. Una prima azione è sicuramente Torino Social Innovation, che in qualche modo ha cercato di recuperare quelli che erano i fondi avanzati, perché così erano, dei progetti facilito, ancora legge Bersani addirittura, e che con un artificio si è cercato di ricondurre in qualche modo sulla social innovation. Credo che questo sia anche una delle azioni facilitatrici che venivano chieste in precedenza, che la città di Torino può fare, perché per far fiorire, per creare l'ecosistema, bisogna anche facilitare la crescita, non per forza, come dicevo prima, gettare il seme. Vado in chiusura e chiudo con il tema che mi ha aiutato ad aprire. Penso che qui oggi, anche in quello che è avvenuto con questo convegno, pensando alla storia anche delle riflessioni passate, anche da un anno a questa parte, lo diceva anche Adaria all'inizio del convegno stesso, penso che qui ci siano le condizioni affinché l'ecosistema sia pronto. Sta a noi, e credo che la città di Torino debba avere anche un ruolo importante, quello che verrà presentato anche dopo come video da Presutti, da un po' il significato del fatto che la stessa macchina comunale in qualche modo si è già mossa in questa direzione. Penso che ci siano le condizioni affinché l'ecosistema sia pronto. Non dobbiamo fare altro che stare a guardare, mantenendolo attivo e mantenendolo fertile, per far fiorire poi i semi che in qualche modo verranno seminati successivamente. Grazie. Grazie, io comincio col portarvi i saluti del Presidente della Regione, Sergio Chiamparino, che oggi non poteva essere qua. La seconda cosa che dico è che mi scuso perché sono arrivata con 5 minuti di ritardo, ma insomma alla fine non ci eravamo capiti bene sull'ora e chiedo scusa. E poi, riflettendo su questo insieme di cose, a me viene sempre in mente una citazione che trovo che è bellissima, e che ho deciso che, avendo cominciato questo mestiere nuovo, potrebbe bene essere quella che mi ispira, e che per la verità ho sentito fare dal presidente di Federsolidarietà, Guido Geninatti, che mi aveva chiesto di partecipare alla loro assemblea quando facevo il direttore del Centro Einaudi, e si parlava appunto di un nostro progetto, di un progetto del Centro Einaudi che si chiamava Secondo Welfare. Lui ha cominciato questa relazione con una citazione che poi mi sono andata a cercare perché non era del tutto corretta, insomma è Miles Davis, che diceva: "Don't play what's there, play what is not there." Non suonare la musica che c'è, suona la musica che non c'è. Questa è una sfida complicata e ovviamente messa in questi termini anche estremistica e anche velleitaria. Però io credo che noi dobbiamo partire da alcune considerazioni, e una di queste considerazioni è che a me, per la verità, questa cosa qui è stata abbastanza chiara già 6-7 anni fa, che per esempio questi anni di crisi non sono stati semplicemente una recessione economica come le altre, ma sono state in qualche misura una cesura veramente, se volete, poi si sprecano i tempi, quando è finito il Novecento, un pezzo di Novecento è sicuramente finito nel 2008, un certo modello ha mostrato di non reggere, e devo dire la verità, in particolare un certo modello italiano e un certo modello di costruzione del sistema delle relazioni e di assunzione di responsabilità delle classi dirigenti in Italia. Il vero problema che noi abbiamo di fronte è questo. Non lo faccio per, come dire, per complicare le cose, ma ci tornerò alla fine. I numeri che faceva vedere prima, per esempio, Guido Bolatto, dicono chiaramente che una cosa che di nuovo sappiamo molto bene tutti, che fa molto rumore l'albero che cade e non si sente l'erba che cresce. La verità è che quando vai a guardare dentro a quello che è successo in questi anni, insieme a un terrificante sgretolamento del nostro sistema produttivo, ci sono state però anche tante cose che sono, non solo che sono sopravvissute, ma che sono cresciute, che sono cambiate. In questo momento noi siamo in un passaggio difficile, perché il passaggio, secondo me, che noi dobbiamo affrontare
è quello, da un lato, di, come dire, offrire delle opportunità di rafforzamento e di istituzionalizzazione a molte realtà che sono cresciute, che si sono mostrate vitali, ad altre che stanno crescendo. L'altro però è quello di non incasellarle da subito. Questa è una delle cose che ci portiamo dietro come tradizione qua a Torino, che è quella che dobbiamo fare subito delle cose tutte molto ordinate, classificate e gestite. Allora questo fa quello, quell'altro. Immediatamente definiamo chi è dentro e chi è fuori, chi ha titolo, chi non ha titolo, chi accede ai fondi, chi non accede. Ecco, io tutta questa materia la toccherei in maniera, chi ha titolo di parlare, per conto di chi, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono una serie di errori che abbiamo commesso in passato e secondo me alle prese con l'oggi e nello specifico con questa cosa che possiamo chiamare terzo settore, che noi al Centro Inaudi avevamo chiamato secondo welfare, che si può chiamare innovazione sociale, che ha tanti nomi anche nei tanti luoghi in cui si declina, nelle tante forme in cui si declina, però non è che la prima cosa che dobbiamo fare è mettergli una camicia di forza. Dobbiamo anche accettare, come dire, dei margini di creatività, di differenza, dei margini di fallimento. Perché guardate che non saremo mai in grado di misurare il successo se non saremo capaci di accettare con serenità il fallimento senza farne una colpa a nessuno. Si prova a fare le cose e non sempre ci si riesce, però bisogna provare, bisogna lasciare lo spazio perché si provi e perché chi non riesce, da un lato non venga penalizzato, dall'altro non venga mantenuto artificialmente in vita solo perché una volta è nato. Ci sono, alla fine di tutto, cioè, non è che questa cosa qui, l'innovazione sociale, se la vogliamo declinare in questa chiave, deve diventare una riserva di precariato assistito o anche di intelligenza sprecata e frustrata. Deve diventare un luogo in cui le persone danno il meglio, ma con le giuste remunerazioni e col giusto riconoscimento. Anche questo non è un passaggio semplice. Uno degli indici del successo, / dell'insuccesso, anzi secondo me per la verità ce ne sono due, una è la capacità a un certo punto di cimentarsi coi grandi numeri, cioè io non è che faccio una cosa che può essere fatta solo lì, soltanto in quella strada, soltanto in quel quartiere, soltanto da quelle persone. Provo, come diceva Morganti prima, a mettere in comune dei modelli, a fare degli oggetti che siano replicabili. Questo è scalabili come dimensione. Questo significa anche da parte di tutti la disponibilità alla valutazione, che di nuovo non è la critica, non è ti faccio il punteggio, non è ti metto. Noi mettiamo in moto delle macchine di monitoraggio che sono stupefacenti, di una complessità straordinaria. Alla fine del monitoraggio, tu però quella cosa lì, quell'intervento, quell'iniziativa, se ha prodotto dei risultati reali, concreti, nel mondo, questo non te lo dice nessuno. Allora bisogna essere, come dire, disponibili a mettere in comune anche questo pezzo. L'innovazione sociale c'è stata sempre, non è che sia... Adesso si è declinata in tante forme diverse. Piero Gastaldo prima ricordava la nascita di Compagnia di San Paolo. Se ci spostiamo in avanti di qualche secolo, e c'è stato tutto il movimento mutualistico, cooperativo. Che cos'era quella cosa là? Alla fine, da che cosa era contraddistinta? Dal fatto di riconoscere un bisogno emergente e di un pezzo di società che invece di semplicemente chiedere risposte, provava a darle. Questa è la differenza. Allora, indubbiamente, oggi ci sono dei soggetti che questo mestiere lo fanno. Non si limitano a chiedere che qualcuno si occupi dei problemi, ma provano a rispondere ai problemi, a cimentarsi con le difficoltà. Credo che, allora, immagino che Mario Calderini sarebbe molto contento che io gli dicessi come saranno le prossime misure del DOCUP, tema sul quale
sicuramente è più esperto di me, essendosene occupato per molti anni e in diverse ruoli e funzioni. Io questo non ve lo dico, anche perché lo sto imparando adesso. Quindi mi è chiaro che questo è un problema vero e che questo è uno spazio sul quale occorre investire. Penso due cose e chiedo scusa per la banalità del termine, che non dobbiamo creare qua a Torino l'ennesima specie protetta, l'ennesimo recinto di cui qualcuno è titolare, di cui qualcuno è gatekeeper e rispetto al quale non si può entrare, di cui non si può discutere. Da un lato questo, e dall'altro che se ci proviamo, ci dobbiamo provare in maniera molto, come dire, molto aperta dall'inizio, molto esplicita dall'inizio, sapendo che stiamo provando tutti insieme e che dobbiamo accettare che ci saranno delle cose giuste e delle cose sbagliate, delle cose che funzionano e delle cose che non funzionano. Dopodiché c'è tutto il problema che ricordava non so più chi, forse di nuovo Morganti, ma non solo, la regolazione della pubblica amministrazione, le difficoltà, eccetera. Io vi dico una cosa perché questa cosa qui l'ho vissuta in tanti ruoli e in tante negli anni, ecco. In questo momento la politica è fragile, non è forte. Potrebbe essere forte, dovrebbe essere forte, non lo è. La pubblica amministrazione, perenne comprensibili ragioni, è in difficoltà nel muoversi. Qual è il punto? Noi abbiamo bisogno, se volete usare un termine strausato e straabusato, la società civile, le classi dirigenti, gli innovatori sociali, Caterina, Giovanni e Francesco che provano a fare una cosa. Questi ci devono aiutare però, perché se ricadiamo nel modello in cui il pubblico diventa quello che ti deve garantire la sopravvivenza, anche infiocchettato e impacchettato con un bond, invece che come si faceva una volta con un contributo, non ne usciamo vivi. Credo che questo è un momento difficile, complicato, sfidante, dal quale possiamo uscire bene, possiamo uscire facendo crescere delle cose nuove, delle cose efficaci, delle cose che diano soddisfazione a chi le progetta, a chi le finanzia e ai, diciamo, ai destinatari di questa attività, però le regole di ingaggio le dobbiamo definire da subito e da subito con chiarezza e da subito un pochino diverse da quelle alle quali tutti siamo stati abituati in passato. Grazie mille. Grazie Giuseppina. Non sarebbe inquietante se già sapessi cosa fare dei fondi strutturali, quindi ben mi guardo. Però invece riprendo una cosa tra le tante molto rilevante, che è quella dell'approccio aperto, molto loose, molto orientato a lasciar succedere le cose. Se noi guardiamo in giro per l'Italia, le cose che hanno funzionato meglio sono queste. Cito Bollenti Spiriti in Puglia, tra tutte, che è diciamo, proprio l'esempio tipico di politiche per l'innovazione sociale che mirano a lasciare le persone fare le cose e semmai a mettere delle sorte di impalcature di apprendimento collettivo, sia da parte dei politici sia reciprocamente da parte degli innovatori sociali, che alla fine è l'approccio vincente, credo. Quindi questo, raccolgo questa cosa e concludo ringraziando tutti, anche raccogliendo l'altra parola che ha usato Piero Gastaldo all'inizio, che è stata ibridazione. Credo che qui si debba non classificare ma lasciare ibridare, e non c'è nessuno che ha titolo per far succedere le cose. Se dovremo incubare delle imprese bisognerà ibridare competenze che ci sono e competenze che ci saranno. Se dobbiamo usare la finanza, ne abbiamo di ottima e speriamo di averne di migliore. Insomma, ibridazione e apertura. Vi ringrazio, io credo di dover chiamare, di avere già sul palco Gianfranco Presutti, che ci racconta Torino Social Innovation, un mirabile esempio di classificazione. Dunque,
è come se fossi l'ultima riga di un menu, diciamo, di 20-25 portate, quindi diventa difficile. Niente, adesso vedremo un video che rappresenta un po' quello che lo sforzo che la città ha fatto in questi 18 mesi in cui abbiamo studiato il tema, abbiamo cercato di, come dire, collaborare a creare questa rete torinese che oggi si è anche resa evidente. La considerazione che mi sento di fare è questa: se il quadro teorico, insomma, in qualche modo si sta definendo, è comunque possibile studiarlo, ci sono contributi, in realtà il quadro pratico, diciamo, delle misure che si possono mettere in campo è molto più complicato. E, come dire, io colgo anche quello che diceva la rappresentante del Portogallo, forse conviene veramente anche avere il coraggio di sperimentare e di provare a vedere ciò che rimane, ciò che si sostiene, ciò che è possibile in qualche modo diciamo prendere a modello. Questo noi abbiamo fatto in maniera molto semplice, lo diceva prima il consigliere Muzzarelli, abbiamo riorientato alcune misure, abbiamo all'interno di questa piattaforma Torino Social Innovation emanato un bando, uno sportello che è aperto da, appunto, da metà gennaio, sono arrivate oggi, un bando che ha come finalità quella di accompagnare e sostenere nuove imprese dentro questo ambito di social innovation che non è così facile da definire. Noi crediamo anche che questo perimetro non debba essere eccessivamente ristretto oggi, perché ci interessa la sostanza, ci interessa coniugare oggi sviluppo economico a nuovi bisogni sociali e, per quanto riguarda noi, anche a nuovi bisogni sociali che emergono dai contesti urbani, che sono un'area di, diciamo, di grande interesse da questo punto di vista. Solo alcuni numeri: noi abbiamo investito in questa misura circa 2 milioni di euro, 1 milione di euro in sostegni diretti, in servizi e fondi alle imprese, un altro milione di euro in fondi di garanzia per prestiti erogati dalle banche, che dovrebbero generare circa 3 milioni di investimento da parte delle imprese. Ci aspettiamo di accompagnare 35-40 nuove imprese nel giro di questi due anni. Adesso in questo video vediamo, insomma, un'esemplificazione, alcune di queste nuove imprese che si sono rivolte a noi e che hanno già passato un primo livello di selezione e che in qualche modo si presentano. Con il programma Torino Social Innovation, la città promuove la cultura dell'innovazione sociale. In particolare con Facilito Giovani, vogliamo attrarre aspiranti imprenditori di talento e accompagnarli nello sviluppo dei loro progetti, supportandoli con aiuti di tipo tecnico e finanziario. Mettendo insieme temi caldi come il lavoro e i giovani con l'innovazione, proviamo a rispondere alle nuove sfide della società, stimolando le energie migliori presenti sul territorio. In questo modo la città si conferma capitale dell'innovazione anche in ambito sociale. Torino Social Innovation è una misura rivolta a giovani under 40 che copre sia la possibilità di essere ospitati sul nostro territorio, sia la possibilità di sperimentare la propria attività per comprendere se può diventare un progetto imprenditoriale, il classico accompagnamento allo sviluppo del business plan, e strumenti finanziari adeguati per questo tipo di progettualità e naturalmente spazi per poter sviluppare questi progetti e condividere questi progetti all'interno di comunità creative. Nabumbu è una piattaforma digitale innovativa per migliorare e allenare la propria conoscenza di una lingua straniera e per condividere la conoscenza della propria lingua nativa. Su Nabumbu quindi ci si può incontrare e attraverso un meccanismo che noi abbiamo chiamato Wallet si possono accumulare minuti quando si mette a disposizione la propria competenza linguistica nella lingua nativa e si spendono minuti quando si vuole allenare una lingua straniera. Nabumbu è una piattaforma innovativa anche dal punto di vista tecnologico. Abbiamo studiato attentamente il design del sito per renderlo semplice e utilizzabile anche da persone non esperte. L'idea della Food Sitter è nata praticamente quasi 4 anni fa, quando avevo già il blog Mangia che ti fa bene bimbo, e pur di creare una figura che non fosse tanto la figura della tata o della mamma che dice ai bambini cosa deve mangiare, ma sì una persona che in modo ludico ma anche soprattutto educativo riporta l'educazione alimentare nei bambini e il piacere del cibo, sapere quello che mangiano.
My God Cucito Condiviso è nato l'anno scorso, siamo delle ragazze creative, stiliste e sarte che avevano questo progetto di trovare uno spazio per poter lavorare e realizzare i nostri progetti sia a livello stilistico che sartoriale. Qui offriamo l'opportunità di noleggiare le postazioni con i macchinari e le attrezzature pagando una tariffa oraria. Inoltre organizziamo lezioni di taglio e cucito, workshop, corsi annuali. Il Ventolone nasce nel 2005 con un viaggio in Africa dove ci rendiamo conto sostanzialmente che a fronte di una quantità di vento notevole le persone non utilizzavano questa energia di fonti rinnovabili, ma si continuavano a utilizzare generatori a gasolio per il loro piccolo fabbisogno delle case. E abbiamo iniziato a pensare come poter utilizzare l'energia del vento, l'energia rinnovabile dentro i paesi in via di sviluppo, però con una tecnologia appropriata che fosse la costruzione partecipata di un manufatto e con questo manufatto la produzione di energia elettrica oppure per altri tipi di utilizzi meccanici. Pensiamo che sia possibile scavalcare tutta una serie di vincoli legati al trasporto dei materiali, ma non ti mando il materiale a casa, cerco di fare in modo per lo più che qualcuno della tua zona lo possa realizzare per te sui disegni e sulle indicazioni che gli mandiamo noi. Jai Gurudeva è un portale web che trasforma le situazioni di svago in vere e proprie attività profittevoli, ovvero in attività da cui si può trarre profitto anche di tipo economico. Jai Gurudeva è stato battezzato il network dei creativi. Perché? Perché gli utenti si ritrovano nel portale innanzitutto per proporre le loro idee di progetto a stadi di concepimento anche molto poco avanzati. Per cui nel caso in cui utenti si ritrovino ad avere una semplice idea embrionale, la pubblicano all'interno del portale che li assiste come un vero e proprio assistente personale durante sia la fase di conformazione, per appunto rendere la comunicazione di questo loro progetto il più chiaro possibile per essere proposto appunto alla community di Jai Gurudeva, e li assiste poi durante i successivi passaggi che riguardano lo sviluppo e la realizzazione, nonché infine la commercializzazione vera e propria dell'idea di progetto trasformata in prodotto reale. Valore aggiunto di Torino Social Innovation è sicuramente dato dall'ecosistema, cioè di questi attori che si sono uniti intorno a questo programma con un obiettivo unico, cioè quello di sostenere i giovani che vogliono fare innovazione sociale fornendo in maniera, con un approccio integrato, tipologie diverse di servizi. Una delle misure più importanti di Torino Social Innovation è Facilito Giovani, è un servizio volto a sostenere i giovani nello sviluppo di progetti imprenditoriali fornendo supporto tecnico allo sviluppo dell'idea in business plan grazie al contributo che viene fornito dai partner del nostro ecosistema e un sostegno finanziario che va da un minimo di 10.000 a un massimo di 80.000 euro. Il 20% di questa agevolazione viene dato a contributo a fondo perduto, mentre la restante parte è un prestito agevolato garantito per l'80% da un fondo di garanzia gratuito messo a disposizione dalla città di Torino. Abbiamo iniziato un percorso col MIP e la Regione Piemonte, abbiamo realizzato un business plan, grazie a loro poi ci siamo avvicinati a Torino Social Innovation proprio per l'innovatività di quest'idea. La nostra turbina, il nostro progetto Open Hardware
e questo ha fatto sì che conoscessimo il mondo dei makers. In uno di questi incontri abbiamo avuto modo di incontrare Facilito, con la quale stiamo collaborando per poter avviare la nostra idea, che vuole essere un'idea imprenditoriale ma senza il capannone. A Facilito appunto sono arrivata loro tramite il progetto Trapezio, che io appartengo, della compagnia di San Paolo, e appunto con Facilito speriamo di poter far prendere vita questo spazio della Food Sitter, dove possa essere un punto di incontro fra i grandi e i piccoli. L'impresa informatica Jai Gurudeva è stata accolta all'interno dell'incubatore del Politecnico di Torino. Proprio attraverso il Tritabit e l'I3P siamo venuti a conoscenza della possibilità di proporre il progetto di impresa di Jai Gurudeva a Facilito e a Torino Social Innovation, e ci è parsa un'opportunità davvero da prendere al volo e da cogliere al balzo. Torino Social Innovation e Facilito supportano Nabumbu principalmente attraverso due iniziative. La prima, più se vogliamo concreta, è quella del finanziamento. La seconda, altrettanto importante, è quella di essere parte di una community di innovazione sociale. Grazie per la vostra pazienza, grazie per essere rimasti con noi fino a quest'ora tarda, ringraziamo tutti i nostri relatori, tutti i nostri ospiti e speriamo di vedervi anche questa sera per la cena di chiusura. This is just the start. E siamo solo all'inizio, cos'altro posso dire, non dimentichiamolo mai, siamo pronti a condividere ma anche a costruire insieme, grazie. Yeah, thanks everybody. Sì, grazie, grazie a tutti, è stato veramente una scintilla per un nuovo rinascimento, e ringrazio tutti gli organizzatori, tutte le persone che hanno reso possibile questo evento, è stato veramente una grandissima impresa, e grazie anche alle nostre traduttrici, e ringrazio tutti i relatori che arrivano un po' da tutto il mondo, e speriamo di rivedervi presto per lavorare insieme. Grazie mille.